questo è un applauso al cinema, no, al cineasta. Io stranamente ce lo farei. Allora, buonasera, benvenuti a questa masterclass, anzi incontro, come abbiamo deciso di chiamarlo, con Liliana Cavani, che ieri sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera della 80ª Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia. E io sono Oscar Iarussi, faccio parte del comitato esperti della mostra, e con me c'è il curatore Fabio Francione di un libro, Il cinema per capire, e sono scritti scelti di e su Liliana Cavani, pubblicato da Libri Scheiviller. C'è un interesse anche editoriale intorno alla cinematografia di Liliana Cavani. Ho portato con me, essendo regolarmente iscritto al Sindacato Critici, l'ultimo numero appena uscito della rivista Cinecritica, che è appunto il Sindacato Critici, che dedica a sua volta un ampio focus alla Cavani, a cura di Cristiana Paternò, che aveva già curato per Marsilio, in occasione della mostra di Pesaro un paio d'anni fa, insieme a Pedro Armoscida, un volume sempre dedicato a Liliana Cavani, che ricordo, l'ho appreso in questa occasione, fra qualche settimana riceverà anche il premio Fiesole, prestigioso premio della critica cinematografica. Bene, ciò detto, evasi diciamo gli obblighi di cronaca, vorrei cominciare ascoltando Liliana Cavani, magari a cominciare proprio dall'ultimo film. Naturalmente non vorrei entrare nel merito del film, di cui si è molto già parlato, è stato già visto, apprezzato, applaudito, ma insomma il film mi ha colpito perché mette in relazione una dimensione saggistica, che è quella della matrice letteraria, diciamo, del film, quel libro assai fortunato, L'ordine del tempo, stesso titolo di Carlo Rovelli, un importante fisico, con invece una drammaturgia che è ex novo. Ora, questa è la mia prima domanda. Scusa, ripeti, perché mi sono fermata sulla prima. Sì, cioè, mette in relazione un saggio vero e proprio, sì, con una drammaturgia che invece è stata creata ex novo, se ho ben inteso, i personaggi, la finzione di questi dialoghi in questa villa sul mare non sono nel libro, sono una creazione ex novo. Ora, la mia domanda è questa, spero di riuscire ad esprimerla correttamente. La relazione che più volte ricorre nel suo cinema tra una dimensione appunto storiografica, saggistica, di divulgazione scientifica, penso a Galileo, al film su Einstein, e invece il racconto, il modo di raccontare, quindi questo impeto anche divulgativo. Prego. Ma l'impeto divulgativo non è tra i miei pensieri, così. Tra i miei pensieri c'è esprimere una meraviglia da condividere, o che la meraviglia può essere su una cosa positiva oppure su una cosa negativa, ecco. E quindi non... Cioè, spesso, ci sono dei film in cui, non so, da letture fatte anche lì per lì, però poi abbandonate, no? Finite, terminate così, e poi invece viene in mente, rimane nella testa, rimane depositata un'emozione, e quindi va a finire che magari io scrivo una paginetta di racconto, ma non di racconto di bellezza letteraria, proprio di argomenti, un'argomentazione. E quindi questo è anche accaduto in fondo anche quando questo libro di Rovelli, che è tra l'altro un libro di scientifico, nel senso non è che c'è il racconto, cioè sono gli esiti di tutte le indagini che hanno fatto sull'ordine del tempo, questo tempo definito da che mondo è mondo sempre in varie maniere, sta di fatto che tutti siamo d'accordo che passa, ma oltre non andiamo. Quindi però invece nella nostra vita poi è molto importante, perché se ci pensassimo molto saremmo sempre infelici, perché comunque passa, non lo fermi, non lo blocchi, dice mettiamolo dentro, non lo facciamo uscire, invece no. Quindi già ce l'abbiamo un po' che ci segue, no?
e quindi può creare problemi, soprattutto poi se c'è un evento, un rischio, qualcosa ancora peggiore, la cosa ancora peggiore, un evento che non sai quando possa accadere. Mi ricordo quando ero bambina che c'erano i bombardamenti, 44, 45, e però noi bambini eravamo contenti, le bombe, il rumore, eccetera, eccetera, ma insomma le cose non erano così. Però che succedeva che c'era un osservatorio per cui sentivano, cioè le potevano avvertire la sirena dell'allarme prima che gli aeroplani arrivassero nelle vicinanze e lanciassero le bombe. Nella fisica, cioè, succede proprio un'altra cosa, che non corrispondono le velocità e quindi quando con la nostra capacità scopriamo che qualcosa avviene, è solo, si dà il caso che è troppo tardi, quindi il fatto è già avvenuto, quindi è imprevedibile, perché la velocità è superiore. Allora, su questa cosa qua mi è venuto in mente di fare un racconto, dal racconto è nato questo film poi. Ma sul fatto che nel tempo, cioè giusto ci capiamo su quanto orologi per vederci puntuali e tutto quanto, ma i tempi non sono unici, questa è una convenzione, perché se no c'è il tempo dei movimenti degli astri che sono differenti. Quindi fai fatica a creare, ad avvertire, guardate sta avvicinandosi una cosa, eccetera. No, perché quando l'avverti qua è già accaduta. E quindi c'è questo mistero che corrisponde al fatto di come è sentito, come è scientificamente il tempo, che non ha una misura a seconda di dove si è. Fabio, vuoi... Allora, riguardo il libro di Rovelli da cui è tratto il film, io l'ho letto come anche gli altri libri, è smaccatamente, clandestinamente direi autobiografico, c'è una prima parte divulgativa, Rovelli oltre ad essere un ricercatore è uno dei maggiori divulgatori scientifici che abbiamo in Italia nonostante abiti in Canada, ma l'ultima parte è quella che scopre il fatto autobiografico, chi è Rovelli, e da lì credo che tu, Liliana, hai preso poi lo spunto per i personaggi che esplodono. Non ho mai visto tanti fisici in un film. Fisici in un film, ed è straordinaria questa cosa. Scusami, Oscar. Dicevo, ci vuole un fisico bestiale diceva la canzone. Qua ce ed è interessante questa cosa che hai trasfigurato l'autobiografia di Rovelli, di quelle poche pagine, all'interno del tuo mondo. E ci sono tante cose, poi per chi ha studiato il tuo cinema e chi conosce i tuoi scritti e il libro, insomma, lo mostra, ci sono tante cose anche tue dentro. Non so se sei d'accordo con questa analisi o meno. Comunque, io gioco in casa. Dai. Col tempo noi ci orientiamo, è stato deciso tutto, voglio dire, dagli studiosi il tempo, perché non potremmo neanche studiare, perché invece... prima di Cristo hanno fissato dei termini, convenzioni, prima di Cristo, poi dopo Cristo, capito? E in modo che si possa parlare tutti, un catalogo. Parliamo del terzo secolo prima di Cristo, in modo che parliamo del terzo secolo. Cioè, quindi bisogna decidere di che tempo parliamo. Cioè, è come dire dove siamo, dice siamo a Milano o siamo a Bologna. E così dice... Noi usiamo il tempo. Di che tempo parliamo? Di questo? Di quello che verrà? O di quello di prima della guerra mondiale? O di quello del Settecento? Cioè il tempo non ha una figura in sé stabile, ecco quello per dire. Ma è interessante anche il fatto che questa è una grande sfida, cioè tu hai sfidato un tema che è immenso e hai innestato dentro quelle cose che Beckett chiamava le penultime cose, dove hai iniziato a parlare poi dei tuoi temi politici e religiosi. Beh, certo, perché rimane un'attesa, la paura insieme a un'attesa, capito? E quindi però che non puoi stabilire, aspettiamo, oddio mancano 2 ore, oddio mancano 3 ore, no, non c'è questo, è improvviso.
capito? Perché è un calcolo impossibile. Nel suo cinema, Liliana Cavani, c'è un'attenzione estrema per la storia, no? Lei anche nei giorni scorsi in una serie di interviste ha detto a più riprese: studiate la storia, studiamo la storia, continuiamo ad approfondirla. Quindi c'è, e nel, in realtà in tutto il suo cinema, fin dai primissimi documentari, fin dal lavoro che lei ieri, anche ieri sera ha rievocato in Sala Grande, quel lavoro in Moviola, no? Certo. Per vedere, rivedere ore e ore e ore di girato da parte degli alleati o di altri istituti con tutti gli orrori che essi contenevano. Ma mi viene da osservare e da chiederle, è una storiografia immaginifica la sua, molto diversa da quella che appartiene alle corde della cultura italiana. Cioè, a un certo punto diventa la stessa motivazione della Leone d'Oro della Biennale, parla di un percorso antidogmatico, antideologico, e io direi, aggiungerei anche eccentrico rispetto al filone principale della nostra cultura, che è un filone, come sapete, idealistico, storicistico, perché la storia è importante nella cultura italiana, non è bandita, anzi, ma è sempre identificata da Benedetto Croce in poi, con la tradizione anche di Gramsci, è sempre identificata con qualcosa che ha a che fare con il razionale, il tutto razionale. Le cose avvengono, ci sono dei conflitti, ma tutto è riconoscibile o leggibile sotto il segno della ragione. A me pare di poter dire, glielo chiedo, mi dica se è fallace come impressione, mi pare di poter dire che invece lei coltiva anche gli elementi, le pulsioni di irrazionalità, di eccentricità, di non riconducibile alla sola comprensione della ragione. Farò un titolo, scuso per la banalità della mia citazione, ma il più evidente è proprio Il portiere, no? Il portiere di notte, ma anche altri, no? I cannibali, Milarepa, è come se a un certo punto lei riprendesse una tradizione che c'era nella nostra cultura. Io mi ricordo, me lo ricordo per averla studiata, ma la famosa collana viola delle Einaudi, che era quella di De Martino, messa al bando, dello stesso Pavese, eccetera. E poi a un certo punto il suo cinema dà un'anima, un sentimento, uno spirito a queste pulsioni. Ma temo che la facciamo troppo lunga, complicata. Sì, ma siamo qui per fare, cioè, questo. Un conto è, cioè, d'altronde noi ci orientiamo con la storia di tutto, sia la storia della vita, che la storia delle invenzioni, la storia, ci sono i vari scienziati e così, che hanno stabilito delle epoche, no? Certi animali finiscono, poi ne vengono altri, eccetera. Cioè, noi siamo sempre in evoluzione, questo è di sicuro. E quindi il tempo, con divisioni di epoche, con divisioni di secoli, con divisioni, c'è sempre stato. Perché il tempo di per sé non significa nulla, significa solo in rapporto a quello che accadeva. Allora, quello che accadeva in quel periodo non accadeva prima, non accadeva dopo, allora si fa un prima, un durante, un dopo. Quindi, cioè, la nozione di tempo viene, è tutta il frutto degli studiosi, perché di per sé non ci sarebbe. Non solo non ci sarebbe, ma non sarebbe mai neanche uguale. Non è mai tutto uguale, la natura non si comporta mai ugualmente uguale. E quindi, perché c'erano degli animali enormi, no? E poi perché invece questi sono finiti, sono entrate l'uomo piegato, poi l'uomo dritto, l'uomo in piedi, eccetera. Tant'è che la nostra storia comincia praticamente quasi come con l'Iliade, quasi, cioè raccontarsi. Cioè, quindi siamo ai tempi di Omero, è il nono secolo prima di Cristo, quindi prima, nono secolo prima di Cristo vuol dire a oggi 2900 anni. Se pensi alla storia del nostro pianeta, è immensa, capito? Allora c'è un'altra scienza che studia quello che c'era prima e allora diventa un'altra cosa. Ecco, diciamo che avendo io fatto, quando ho cominciato a lavorare, perché vinsi un concorso RAI strano, particolare, e ho fatto, per dire, storia del Terzo Reich,
l'età di Stalin, tutte queste storie qua. E raccontano, e da quando c'è il cinema, da quando c'è la cinepresa, diciamo meglio, è stato fissato per immagini, quindi quello che si dice c'è, si può anche conformare, c'è la camera, lo fissa e c'è. Io ho passato mesi in moviola per fare la storia del Terzo Reich. E quindi ho visto una roba pazzesca, ogni giorno con il montatore, ogni tanto andavamo al bar a tirarci su, perché la storia della Seconda Guerra Mondiale ha dei momenti orrendi. Ecco che uno racconta quel periodo, cioè, racconti quel periodo, cioè è molto normale, come nell'ultimo film racconto quel momento, il momento in cui pare che ci sia un pericolo, pare che ci sia un pericolo, e io racconto un gruppo di amici che sono lì per stare tranquilli, in pace, far nuotare, giocare a pallone, eccetera, e invece sanno questa, devono affrontare questo pericolo che, essendo verificato scientificamente, cioè dai telescopi e dai tutti i vari astronomi del mondo, ha un significato, cioè non è uno scherzo, puoi anche fregartene, ma se ci pensi stai un po' in pensiero. E questo è perché nulla è dato, nulla è sicuro. Non è che la scienza oggi, perché è così avanzata, ti dà delle sicurezze assolute su questo, quello, eccetera. No, assolutamente, è sempre tutto, e c'è tutto, è tutto sempre in movimento, è tutto sempre che cambierà un po'. E questo è un'emozione che non ti rende proprio la giornata tranquilla, capito? Se ci pensi, perché diventa ufficiale la cosa, non perché solo uno si è venuto in mente di dire, quando raccontano delle storie un pochino, diciamo, che fanno emozione, eccetera. No, i dati sono quelli, lì tra l'altro c'è un gruppetto di scienziati. E allora, a un certo punto se ne deve parlare, l'unico è parlarne. L'unico modo per uscire, non è vero che è dimenticare, perché non si dimentica, siamo animali di questo mondo, fatti della materia e di tutte le cose, siamo tutti fratelli in materia, come materia siamo tutti uguali, uguali agli alberi, uguali alla vegetazione, uguali alle bestie, piccole e grandi che ci sono, siamo sempre parte di quei 110 famosi elementi di quel fisico che li precisò, no? E quindi tutto ci riguarda. Per dire, anche la formica sotto il tappeto, per modo di dire. E questo è, però non ci si pensa, perché si pensa, ognuno pensa, cioè il mondo è la tua famiglia, il posto del lavoro, il posto dove vai in vacanza. Invece c'è qualcosa, può accadere, in cui devi pensare che quello che accade a te accade ovunque. E quindi vorresti tutti gli amici, vorresti, cioè, ma non c'è poi neanche il tempo neanche di programmare troppo. E quindi c'è una cosa per cui, che io racconto, insomma, in parole poche. Posso chiederle, sia in relazione all'ultimo film, ma soprattutto ai film precedenti, a tutta la sua filmografia, come, domanda semplice, se vuole banale, come Liliana Cavani, come individua gli attori, l'attore, perché lei è famosa anche per questo, da Pier Clementi a Luke Astell, a Britt Ekland, anche attori che mai si sarebbe pensato che potessero finire in quel tipo di cinema, quindi per contrasto, per aderenza, come anche in relazione a quest'ultimo film, come li sceglie gli attori? Qual è la chiave? Ma intanto, se possibile, li incontro, ci parlo. Se non posso vederli, come per esempio l'Angela Molina, che fa questo suo piccolo ruolo nel film, perfetto, lo fa, perché l'ho visto in altri film, mi pare giusto. È un fatto, come dire, che tutti abbiamo, no? Cioè, chi ha il gusto del vestito, chi ha il gusto delle piante, eccetera, diventa un pochino, con questo gusto, anche un po' più esperto. Ecco, diciamo che ho imparato a distinguere, e ho imparato che il costume è importante come la fisionomia, è importante come, cioè, tutte le nostre scelte, le scelte che facciamo, fanno di noi quello che siamo. Non,
non è che nessuno fugge da questa cosa qui. Se tu ti vesti come, cioè, di rosso, sei uno vestito di rosso. Ah, vedi, quello vestito di rosso. Se no non dici quello beige, perché il beige un po' circola dappertutto. Cioè, voglio dire, sono la spiegazione di ogni cosa, le scelte, eccetera, sono fatte in base a delle cose precise. I colori sono tanti e ognuno sceglie i propri colori. Cioè, noi siamo dentro a un sistema di colori, di sostanze, cioè, quindi di chimica, ecco, assolutamente. E quindi fa parte della nostra vita, anche se non c'è bisogno che ci pensiamo tutto il tempo. E quindi, ecco, nel libro di Rovelli, no, io tante pagine non ci ho capito niente, però tante pagine ci ho capito. E allora quello che mi interessava non era fare una lezione di fisica, raccontare una storia dove c'è un pericolo gravissimo possibile, perché questo può accadere. Ecco, magari sono per tre generazioni non accade, per mille generazioni accade, poi c'è quella volta che accade. Come quelle, tutte le tempeste che ci sono in giro per il mondo adesso, se non sei là ti sembra chi se ne frega, no? Invece se capita qui diventi un esperto, capisci come i sintomi dell'arrivo di questo, eccetera, poi ti rimangono in mente. Quindi, voglio dire, prendiamo atto che siamo dentro un mondo scientifico e quindi abbiamo tutte le conseguenze di tanti aspetti delle cose, dal tempo, dagli animali che abbiamo, dalle vegetali che abbiamo, dai sentimenti che proviamo, dalle amicizie che abbiamo, dalle persone che odiamo. Insomma, è tutto inconscio, ma è tutto che procede. A proposito delle tempeste, che appunto non ce ne accorgiamo se non quando ci finiamo dentro, in questo numero qui di Cinecritica, lei a un certo punto dice una cosa che mi ha molto colpito, anche perché fa un po' l'eco di quello che ha detto ieri sera. Dice, nella guerra del Peloponneso, Tucidide afferma che gli dei si adirano per la violenza della guerra, ma lo sterminio di 9 milioni di persone non ha scatenato l'ira degli dei nel Novecento. Forse il mondo è troppo maschile. Ci sono troppi eccessi anche contro la natura che poi scatenano catastrofi e inondazioni. E poi la chiosa, che bisogna tornare a Francesco, che la natura la rispetta e la ringrazia. Ora, mi pare che lei abbia fatto uno o due film, forse tre, su Francesco. È una battuta, Francione. Ho studiato cinema anch'io. Tra l'altro al Centro Sperimentale. Volevo aggiungere altre parti. Dicevo, questa idea del troppo maschile, cioè le catastrofi, l'eccesso, la dismisura, è maschile? È questa l'idea che... È la? Dismisura, l'eccesso. L'eccesso è come dire, è il diavolo, quando vogliamo dire. Il diavolo non è una persona, perché lo figuriamo, so, tutto nero, tutto peloso, che ne so, tutte queste cose qui, fin da bambini, c'è un diavolo. Cioè, in realtà tutte sono i nostri sbagli, le nostre ignoranze. Questo è il diavolo, è questo, le nostre ignoranze, il nostro carattere, la nostra insopportabilità, il nostro mancanza di pazienza, mancanza di cultura, mancanza di cose così. Il diavolo è questo, ignoranza. Tant'è vero che, cioè, quando io ho scoperto, io vengo da una famiglia atea praticamente, e per dire, per me scoprire Francesco così è stato come scoprire più di un grande pensatore, perché deve essere una persona con la testa, perché è uno che va in guerra, vede la violenza della guerra, che noi la dimentichiamo, la violenza della guerra senza spari, è la guerra più sanguinosa, perché voglio dire teste tagliate, ventri squartati, cose così, basta leggere l'Iliade. E allora è come essere dentro un macello mentre macellano. E lui rimase sconvolto. E questo, se per pensare a Francesco, bisogna pensare a una persona che sta fuori casa un bel po' di tempo, perché fa almeno 6 mesi di prigione, una prigione dove stanno veramente, c'è 50 centimetri per ognuno per stare, quindi tutti appiccicati come le sardine. E sono i morti in guerra, sono, e poi o torturati, eccetera. È proprio macelleria pura quella che si fanno con gli animali.
E quindi, allora, dentro questo si può capire che ci sia qualcuno che è inorridito, che non pensa che la vita possa essere questa, perché evidentemente lui in nuce riesce a immaginarne un'altra in qualche modo. Da dove? Forse da una madre francese che era più educata, forse, meno contadina di uno dell'Italia centrale. Chi lo sa? Sta di fatto che la sua sensibilità gli permette di dire la vita non può essere questa. E quindi dire, cioè, il suo motto è subito che dice, chi lo vuole seguire, parlate di pace, la pace, la pace, la pace. Cioè il non esistere del fatto di ci dobbiamo far del male, non possiamo farci del male. E quindi io poi mi fido di Dante Alighieri, la persona di cui parla meglio di tutti è Dante, è Francesco. Francesco e Maria, Francesco, perché ha capito, era anche di quell'epoca lì, le guerre sono sanguinose, non sono lo sparo magari muori, ma non si vede neanche forse dove è arrivata la pallottola. Bisogna pensare a queste guerre come delle vere macellerie, più macelleria che con gli spari che con tutte le altre cose, che con la polvere da sparo, è proprio macelleria pura. E quindi evidentemente Francesco è rimasto sconvolto da questo, più da una prigionia dove sono uno sull'altro come le sardine veramente. Ecco, cioè il male che possono farsi tra loro gli uomini. Ma perché gli uomini farsi tanto male? Perché? E qui da lui, per me, dice pace, 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 c'è solo una cosa da seguire, pace. Quindi trovare i sistemi di pace, di andare d'accordo, di cercare di capire, di cercare di essere umani, se no non sei umano. Più volte negli ultimi giorni abbiamo letto interviste in cui lei, alla domanda che le rifarei qui chiedendole il perché, alla domanda su quali siano i suoi punti cardinali nella storia del cinema, dice da una parte Bergman, Ingmar Bergman, con la sua nel libro di Fabio Francione c'è un testo di Studium, se non ricordo male, assai bello, in cui si cita anche l'interesse estremo di Bergman per la donna, no? La donna è il mio universo, se non mi ricordo male, dice a un certo punto Ingmar Bergman. E dall'altro, cosa che può per certi versi sorprendere, Vittorio De Sica. In particolar modo lei dice L'oro di Napoli. Se dovessi salvare solo un film, salverei L'oro di Napoli. Vuole raccontarci perché? Ma sì, perché L'oro di Napoli è, cioè, c'è l'amore, c'è la considerazione dei bambini, cioè, che a un certo punto il protagonista lo considera più saggio di se stesso, perché il bambino nella sua naturalezza e nella sua innocenza capisce di più di lui con le sue abitudini autoritarie. Cioè ci sono delle cose molto belle, di grande civiltà, della testa, ecco, che invece noi perdiamo spesso perché abbiamo delle educazioni a volte sbagliate, fatte bocciando, facendo casino, eccetera. E De Sica riesce a fare queste cose, ma anche tante sequenze, come anche tante film come Umberto D, si scopre la poesia di una vita modesta, semplicissima, anzi povera. È un grande Fellini, cioè De Sica. Pochi sono riusciti a fare cose del genere. E poi anche adesso devo dire la mia esperienza. Quando ho fatto il Francesco con Lucaster, Lucaster è un personaggio che tutto quello guadagnato ha sempre diviso con gli amici, Pier Clementi pure. E Pier Clementi fa i cannibali. E Mickey Rourke, idem. Non ha mai un soldo in tasca, sapete perché? Perché hanno gli amici, c'è un problema, ti do una mano. Proprio nella realtà, io mi sono meravigliata di me stessa, dico, ho azzeccato persone che sono già in partenza, in pista, persone non taccagne, che gli piace condividere quello che hanno, che gli piace avere degli amici intorno, così, eccetera. Quindi non so se è un dono della natura, una combinazione appunto di
una moglie e un marito e fanno un figlio così, comunque ci sono. Ecco, io ho avuto un nonno anarchico che, per non fare il fascista, ha tenuto la famiglia in gravi problemi. Cioè, si possono fare delle scelte, però a volte magari costano, ecco. E quindi io ho visto proprio persone così, cioè Michi è uno così, Lucaster è uno così, l'ultima volta che l'ho visto, cioè gli mancavano due denti, ma mica se li fa riparare, se non c'è i soldi non si fa riparare, però se ha, cioè, se mette insieme qualche soldo e riesce a poterlo spendere, magari invita un amico a cena, capito? Cioè è una dimensione differente, per questo sono personaggi che sono particolari, non per quello che scrivono, per quello che sono. E questo è interessante. E Francesco, cioè, ha la fissa della la mania della pace, la mania del dover andare d'accordo, del poter andare d'accordo, del poter condividere, del poter ridere insieme, piangere insieme. E questa è una caratteristica, che non lo so. C'è una variante chimica nella testa, non lo so. Fabio? Tornando al film, tra l'altro è uscito oggi nelle sale, mi sembra il personaggio chiave è Lagerini, che ha un'interpretazione superlativa a mio avviso. E tornando al fatto del il femminile e i bambini, con Lagerini e la figlia c'è un'accettazione alla fine allargata di tutto quello che può succedere. Nel senso che poi non voglio rivelare del film, sennò dopo sembra un po' così, però se uno vede il personaggio della Gerini come si comporta alla fine dello scampato pericolo, capisce che la società è cambiata, c'è un'accettazione dell'altro, la fraternità, la figlia capisce con quello che accade, non lo diciamo, che bisogna essere tutti uniti, può tutto passare, basta che ci sia questa fraternità, che poi è un termine che tu ami molto, non è così? Quale? Fraternità. Beh, fraternità, ragazzi, la rivoluzione francese se l'è portata appresso, non a caso. È importantissima, è questa che ha permesso a Dante di poter esaltare il suo eroe, capito? Perché a parte che c'è una fraternità fisica assoluta sulla specie, noi siamo una specie, no? E quindi abbiamo tutti, anche se non siamo proprio identici l'un l'altro, ma facciamo parte della specie, siamo una specie di famiglia. Non lo so, c'è qualche domanda da parte che... Sì, se c'è qualche... Prego. Volevo... Innanzitutto grazie, per me è un onore essere qui, soprattutto da studente di critica della Silvio D'Amico, fare una domanda a lei. Io ho visto e abbiamo studiato tantissimo il suo film I Cannibali. Senti, parla più vicino ecco, I Cannibali. E allora mi chiedevo come all'epoca lei ha iniziato a pensare a questo film, che è soprattutto molto veggente rispetto a quello che abbiamo dovuto... Quale film? I Cannibali. È stato molto veggente rispetto anche a quello che abbiamo dovuto passare rispetto alla disumanizzazione della morte, anche questi corpi lasciati. E la domanda è anche come ha pensato di riprendere quell'Antigone greca e riportarla ai giorni nostri, ma non solo. Ci ha messo una Elena di Troia quando lei tradisce Emone, hai anche altre figure della mitologia. Questa era la mia domanda, cioè come, da dove ha iniziato questo studio e poi riportarlo soprattutto nella Milano del 69. Che vuol sapere che cosa è? Sì, come è costruito e come è nato il film e come hai messo quest'antico. Beh, intanto contemporaneo. Sì. Beh, intanto perché è bello che ci sia un gesto del genere, no? E anche perché poi leggendola ho cercato di immaginarmela, perché cioè, in genere leggendo noi un po' facciamo lo sforzo di immaginare la situazione.
E quindi la punizione di lasciare insepolti quelli che sono contro la dittatura è a mo' di esempio, guarda cosa invece di mettere un avviso scritto, sarà ammazzato, sarà preso, eccetera, eccetera, invece ammazzano, appunto. Questo accade nella tragedia. E quindi io l'ho avvicinata a uno stato delle cose moderne, no? Le cose non vanno così, le cose non vanno, siamo arrivati a un egoismo tale che non vediamo neanche più che abbiamo i morti qua e là. Cioè, è un fatto di immaginazione, ma è un fatto che può anche accadere, perché basta che fai un bombardamento in una città, vedi quello che ci può essere stato immaginato per fare l'Antigone, no? C'è gente massacrata, gente ammazzata per dare l'esempio agli altri di obbedire, che devono obbedire all'autorità. Quindi si prestava in quel momento, siamo 68-69, a questo discorso della necessità di ribellarsi alle regole poliziesche che rispondevano a una dittatura. Siamo in quell'epoca lì. E io poi per caso avevo portato il primo Francesco, che è stato dato qui a Venezia nel 66, che non c'era ancora il Festival delle Opere Prime, cioè non c'era la sezione di... E perché per volontà di 3-4 critici volevano da fare questa sezione giovani, infatti andato i Cannibali. E, no, mi sbaglio film, Cannibali è andato alla Quinzain, a Parigi, e ha avuto molto successo. E, tant'è che c'erano due, c'era Susan Sontag e un altro che sceglievano i film al Festival di Cannes per il Festival di New York. Hanno scelto anche il mio film e quindi ha avuto un grandissimo successo, perché lo fanno in un teatro enorme, e una produzione, la Paramount, mi fece sapere che volevano parlarmi. E ci sono andata, loro avrebbero voluto comprare il film per distribuirlo in America, siamo a questo punto nel 1970, perché 69 è il festival e 70 è quando va al Festival di New York. E però dovevo cambiare il finale, non poteva finire che i nostri eroi vengono ammazzati dalla polizia. E ho detto grazie tante, non è possibile, ho dato la colpa al drammaturgo greco e ha detto non posso, mi dispiace. Ecco, questo fa parte sempre di un'analisi, delle analisi sociali che delle volte così evidentemente mi viene di fare, capito? E si dà il caso che l'Antigone sia molto esemplare per affrontare questi problemi di etica molto importante in un paese davanti ai tiranni, perché noi non dimentichiamo che noi abbiamo avuto i tiranni, quelli che i greci chiamavano i tiranni, che non è che sono solo quelli fatti da una famiglia, ma sono fatti anche da un partito. Non so se ho risposto alla sua domanda bene. Dovete sapere che Cannibali è il film preferito che ama di più, Un gradino sopra gli altri. Ma io ho letto da qualche parte che anche il modo di disporre i cadaveri nei Cannibali corrisponde a un ricordo di infanzia nella piazza di Carpi. Sì. Può raccontarlo? Sì. Beh sì, cioè ero una bambina quando hanno bombardato, quando i repubblichini hanno ammazzato 16 persone. Perché c'era stato da fare una punizione, avevano lanciato i partigiani, non so di che tipo, avevano fatto saltare in aria
qualche cosa, non mi ricordo più se qualcosa, una fabbrica di cose che servivano per la guerra, non so se. Fatto sta che una mattina io vado in piazza, ero bambina, e vedo una montagnola di cadaveri, tutti insanguinati, così, e con tante donne intorno che facevano cerchio. Io ero un po' piccola e mi sono fatta stare, sono stata in prima fila, mentre c'erano così i fascisti che tenevano fermi. E devo dire, mi ha fatto impressione. Non ho potuto dire a casa che c'ero andata, perché a quell'ora lì erano le 6 del mattino, io andavo a trovare un amico che stava di fronte, che era malato, che uscivo a quell'ora. E quindi non l'ho detto a nessuno. Quando ho fatto questo film, I Cannibali, mi sono ricordata di questa cosa che avevo visto. Quindi non era una gran fantasia, alla fine. Alla fine può accadere. Cioè, perché sembra, noi abbiamo come l'impressione, no, c'è questa impressione, che la storia racconta spesso di incivili, di grezzi, selvatici, cose del genere, e sempre più si sia migliorata, no? C'è un sentimento che la scuola te lo fa capire, ma anche così la vita, hai l'impressione, vivi così, siamo tutti che ci guardiamo così, pigliamo il caffè insieme. Invece, tant'è che mio nonno socialista credeva nel progresso, quindi lui proprio credeva, e io sempre mi domandavo, quando ho fatto le mie trasmissioni di storia, ma questo progresso dov'è, che si hanno sempre peggiorato, sempre armi più micidiali, sempre più morti? Quindi è una domanda da porre. E mi sono ricordata, appunto, quando ho fatto I Cannibali, mi sono ricordata di questo. Di questo, per dare l'esempio, invece di spargerli uno qua, le hanno fatto una mucchiata, ma era la stessa cosa. Quindi siamo a certi livelli, torniamo indietro, siamo più crudeli però, perché i mezzi di crudeltà siamo di più e sono più, ancora più sgradevoli. Prego. Che se si potesse sintetizzare sarebbe il paradosso dell'incertezza e la memoria. Nel suo ultimo film c'è questo paradosso, cioè più aumentano le possibilità di previsione e più aumenta l'incertezza, e più aumenta la possibilità di documentare e più aumenta l'amnesia. E io volevo sapere da lei, che ha moltissima esperienza nella rappresentazione della memoria, se pensa che anche tutto l'uso dell'intelligenza artificiale, dell'archiviazione di dati, cambierà il modo in cui noi pensiamo, cioè come usiamo la memoria, e se questo abbia qualcosa a che vedere anche su come rappresentiamo la violenza, perché io vedo molta violenza ma quasi ridanciana rappresentata. Beh, capita, vabbè, a me non, in maniera ridanciana viene presentato, non l'ho visto. No, non nel suo film, la violenza in generale. La violenza in generale, dice, no? Ma non lo so, non, più che ridanciana viene, diciamo, volutamente anche dimenticata e odiata. Per esempio è il caso dei campi di sterminio, cioè praticamente ci sono i negazionisti. Allora io posso, quando ho fatto la storia del Terzo Reich, ho fatto venire del materiale dalla biblioteca del Congresso americano, da quella della Pathé francese, così, e gli alleati tutti avevano in uso la Riflex, che è una macchinetta così, e stavano, e cioè, tutti i lager sono stati aperti, c'era questo gruppetto, e quindi hanno fatto vedere quello che hanno trovato, e quello che hanno trovato è indescrivibile, cioè in genere la Rai non lo trasmette quasi neanche, intanto io ci ho promesso briciole, e perciò diciamo che io da ragazzina pensavo che la crudeltà diminuisse nel tempo, invece queste cose qua, questi programmi di storia che ho fatto hanno dimostrato che invece è aumentata, può aumentare. Ci sono persone capaci di
fregarsene altamente, tant'è che ci sono i negazionisti che, anche se li, bisognerebbe legarli a una sedia e fargli vedere questi filmati, non so, ma e secondo me bisognerebbe affrontare la storia, bisognerebbe raccontarla di più nelle scuole, ma seriamente, più ore di quelle che si fanno, però ovviamente con degli insegnanti obiettivi, degli insegnanti onesti, molto onesti, perché altrimenti così la vita e la morte in guerra non ha valore, cioè nel senso che i massacri continuano, eccetera. Già adesso questo film che c'è, per esempio, che fa vedere la bomba atomica, la nascita della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. Io ho fatto il film su Einstein, che non si fa coinvolgere direttamente da questa cosa, perché saggiamente dice se si prova poi si fa, poi lo usano. E infatti hanno le prove. In California, non ricordo più in che valle, eccetera, c'è il film, adesso potete vederlo, e fanno le bombe atomiche, e tant'è che siamo quasi alla fine della guerra. Gli unici che resistono a questa guerra ancora a combattere sono i giapponesi. E allora gli americani decidono di farli fuori, di finire la guerra, intanto fare l'esperimento, il primo esperimento sull'uso dell'atomica. Ecco, il film poi non fa vedere quello che fa, quello che produce. Invece io ho visto dei documentari, perché hanno preso un pezzettino per la storia di quando ho fatto Einstein, che devo dire che sono quasi inguardabili per l'orrore, perché se ti capita addosso, ti trovi in un calore che supera di gran lunga il calore sopportabile, non sai cosa puoi vedere, ed è tutto stata filmata. Nel film non c'è. Questo film che hanno fatto non c'è. E io trovo che è troppo facile fare un film senza mettere questa conseguenza. Cioè la bomba atomica non si deve usare. È una cosa che non si può vedere. E infatti aveva ragione Francesco che parlava, ovunque parlate di pace, devono andare d'accordo, bisogna trovare sempre un accordo. Ci sono altre domande? Lei ci va? Ah, ecco, prego. Valentina D'Amico, visto che parlavamo della situazione politica che negli anni è peggiorata e diciamo le speranze con cui ha iniziato la carriera cinematografica, poi insomma col passare del tempo ha visto che la situazione non migliorava come previsto, però nel suo ultimo film ho visto un ingrediente che nel suo cinema non è tanto presente, un umorismo, una leggerezza che sembra quasi un approdo o un'accettazione della situazione generale o un tentativo di trovare comunque un lato positivo di fronte alla cupezza. E poi quindi volevo sapere se questa mia impressione trova conferma nel film. Che nell'ultimo film ha visto un elemento di umorismo, di leggerezza. Brava, è vero, sì, c'è più leggerezza, eccetera, perché intanto non accade. E concludo rapidamente la domanda, poi volevo un'altra curiosità, sapere se lei che ha comunque sperimentato una varietà di generi molto diversi, trova un qualche erede o una qualche erede tra nei registi delle nuove generazioni. Chiede una domanda che avrei fatto volentieri anch'io, cioè dice, lei che ha sperimentato tanti generi, trova qualcosa del suo cinema nei registi di nuova generazione, nei registi più giovani di oggi? Ma non è che hanno visti molti di film dei registi di oggi, devo dire la verità. No, non ho visto, ho visto anche perché poi se vai su Netflix, questi qui vedi, cioè in genere lo spazio, le guerre spaziali, i mostri, cose del genere. Non c'è un film che mi fa dire, beh, siamo diventati più saggi, no. No, assolutamente no. Mm.
Va bene, forse se non ci sono altri interventi direi di chiuderlo qui. Vi ricordo tra le pubblicazioni più recenti sul cinema di Liliana Cavani, Il cinema per capire, a cura di Fabio Francione, che ringrazio per essere stato con noi, libri Shea Wheeler, e l'ultimo fascicolo di Cinecritica, anch'esso si trova facilmente qui al Lido. Ringrazio moltissimo Liliana Cavani, ringrazio tutti voi, buon pomeriggio. Grazie. 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 Buon pomeriggio.